Ciao audiofolli! Praticamente lo scorso video in cui ho parlato delle etichette ha creato un po' di clamore. Addirittura una persona ha commentato arrabbiata e mi ha bloccato. Questo perché sosteneva che ci sono dei modi per cui uno che ha talento anche senza disporre di un potenziale economico può essere preso in considerazione. Attenzione, questo può essere vero, ma non si tratta di produttori o casse discografiche. In questo caso dovremmo rivolgerci a delle fondazioni. Esistono, mettono dei fondi a favore dei talenti e non hanno scopo di lucro. Situazione diversa per i talent, che a loro volta prima creano la notorietà dell'artista attraverso ad esempio la televisione e poi possono guadagnarci. Quindi non ho mai detto che non esiste un modo per essere notati gratuitamente, però bisogna distinguere assolutamente tra etichette discografiche, case di produzione o produttori. Molto spesso possono coincidere, e fondazioni, così come i talent, sono un'altra realtà ancora. Bisogna anche considerare che seppur queste realtà esistano, la richiesta da parte degli artisti è praticamente sconfinata, quindi le possibilità di farne parte rispetto a un investimento economico personale è molto ma molto più difficile.